Vasco è sempre attento alle tematiche sociali. Nel tour Stupido Hotel ha sostenuto la lotta di Nessuno Tocchi Caino contro la pena di morte. Ha presentato l'album Buoni o Cattivi all'interno della comunità Gruppo Abele di Don Ciotti. E il suo ultimo tour è stato all'insegna del rispetto ambientale con l'adesione al progetto Impatto Zero per la riforestazione del pianeta. Fine del millennio! Perché la vita di Vasco è un'opera d'arte? Non perché romanticamente talmente bella che di per sé, perché è semplicemente una vita. E l'arte gli ha permesso di farlo, e la fortuna, di esibire l'assoluta dignità, non della vita, che tutta è biologica, ma di una vita come milioni di vite. Questa cosa mi commuove sempre. Sono d'accordo. Per molti rock è sinonimo di sesso e droga, ma si può fare rock bevendo solo Coca-Cola e facendo voto di castità? Certo, ma io vedo anche il concetto, ad esempio, sesso e droga, è un po' gli eccessi, no? Gli eccessi io li ho sempre considerati importanti, perché sono dei momenti in cui sono necessari, sono delle valvole di sfogo, capito? Sono chiaramente però ogni tanto, che è l'eccesso sempre, a parte che dopo diventa la regola e quindi non è più eccesso. Sì, insomma, gli eccessi si vedono in quel senso lì, come delle valvole di sfogo che ogni tanto all'uomo, secondo me, sono anche utili, capito? Poi per tornare nella normale, diciamo, vita di relazione con gli altri. Dischi e concerti non sono gli unici canali di contatto fra Vasco e il suo pubblico. Il suo sito ufficiale ha intercettato le nuove esigenze della musica in rete. Hanno messo la testa fuori. Come dai, ti distingui dal loro comune, ti piace vivere come vuoi, e rispondi solo a te. Poi c'è la carta stampata, un trimestrale, il Blasco, e l'editoria che interpreta il personaggio con libri di e su Vasco. Oggi Vasco vuol dire anche occhiali, una linea di gioielli, fino al 2001 una scuderia di motociclismo, ma tutto questo non... Una grandissima scuderia. Poi avete vinto anche il mondiale. Abbiamo vinto il mondiale con i fratelli. Non trascuriamo le cose serie. Ma tutto questo non lede un po' la tua credibilità di rocker puro e duro? Ma io credo di no, perché io sono rocker puro e crudo e basta. Crudo? Nudo, crudo, insomma, sono così proprio come sono, parlo come mangio, scrivo come parlo, e ecco, a volte le mie canzoni non sono esattamente nei testi, non seguo esattamente le regole della lingua italiana, ma non è perché non sia stato a scuola anch'io, insomma, due parole le riesco a mettere insieme, è proprio uno stile che... È uno stile che viene da lontano, viene dagli Annacci, da tanti maestri, insomma, di fare i testi, insomma, non scritti, insomma, così. E per il resto, guarda, io ad esempio gli occhiali sono una cosa che per me sono utili, proprio perché mi servono per coprirmi, capito, un po', dai raggi, diciamo così, del sole e da tutti gli sguardi. L'immagine di Vasco ha un'evoluzione singolare. L'artista nasce provocautore. Voglio una vita con vestirla.
Oggi descrive la realtà quotidiana e canta la sua rabbia, le sue delusioni, le sue speranze. Vasco Rossi fa audience anche in TV. Le sue poche apparizioni si sposano con i diversi generi e anche trasmissioni musicali come Top of the Pops o Festival Bar si trasformano in eventi irripetibili. La musica di Vasco ha fatto da colonna sonora a film italiani di successo. Un suo concerto diventa il vero protagonista di un'intera pellicola. La forza di Vasco come marchio è testimoniata dalla diffusione del suo merchandising. E così grandi aziende associano il proprio brand all'immagine e alla musica di Vasco, testimonianza della sua consacrazione a simbolo della nostra contemporaneità. Io vorrei che la smettessi di considerarmi un imprenditore, perché sono un cantante, sono un artista, capito?